oggi abbiamo inaugurato questo mezzo grazie alla sensibilità di 25 aziende del nostro territorio. È un progetto di collaborazione pubblico-privato che vede appunto questa sinergia tra le aziende del nostro territorio e il nostro comune. È un mezzo che verrà utilizzato dai servizi sociali e che negli ultimi 4 anni è riuscito a soddisfare circa 6.700 esigenze del nostro territorio, quindi il trasporto di anziani, il trasporto di persone diversamente abili. È un mezzo appunto dotato anche di una pedana proprio per andare a rispondere alle esigenze di mobilità, di trasporto di queste persone diversamente abili. Siamo soddisfatti di questa risposta che abbiamo ricevuto dal nostro territorio, nonostante il momento di crisi e di timore che avvertiamo tutti, soprattutto le aziende. Nonostante ciò, appunto, c'è stata questa dimostrazione di sensibilità e di accortezza per le fasce più deboli della nostra società. Ecco, entrando nello specifico, come si dipana e come funziona questo servizio di assistenza domiciliare dotato anche di mezzi come questo qui che abbiamo alle nostre spalle? Questo mezzo può essere utilizzato appunto per il trasporto di persone anziane che non hanno possibilità di rete familiare, quindi che devono recarsi presso delle strutture, o di soggetti magari diversamente abili, psichiatrici che siano, che devono raggiungere delle strutture qualificate abbastanza distanti dal nostro territorio, e quindi i servizi sociali, l'assistente sociale stessa oppure un operatore, un volontario si presta appunto per fare questo tipo di trasporto. Se non avessi l'opportunità, la possibilità di avere questo mezzo, risulterebbe tutto più difficile. Ecco, prima in conferenza stampa si è accennato anche all'importanza sempre più crescente dei servizi sociali comunali. Sì, ci troviamo in un momento molto difficile per i servizi sociali. Il nostro comune, nonostante che conta 16.000 abitanti, comunque dimostra in diverse circostanze delle situazioni problematiche, nasconde molto bene, perché comunque è un paese, diciamo è una città, però è un paese che prova a nascondere anche per una questione di dignità e di orgoglio. Però ci sono quotidianamente persone, famiglie, soprattutto con minori, che si rivolgono ai servizi sociali, all'assessorato competente o agli assistenti sociali per dimostrare la loro situazione di difficoltà. Ci sono delle situazioni molto delicate che cerchiamo di andare incontro con dei sostegni economici, ma a volte questo non è sufficiente, quindi stiamo mettendo in campo delle strategie proprio per dare dignità anche a livello lavorativo e a livello psicologico soprattutto a queste persone che ne fanno richieste, che risiedono anche sul nostro territorio da diversi anni. Infatti è in uscita un bando per delle borse lavoro per disagio economico. Ora sono attive solo borse lavoro per disagio psicofisico e certificato. Invece metteremo in campo appunto questo bando, che uscirà a breve, per disagio economico, dove la persona che riceverà il contributo economico però in cambio presterà un servizio al nostro territorio, proprio per andare a migliorare anche la situazione, il rapporto, e far sì che questo non sia un contributo che venga ricevuto in maniera passiva e quindi in maniera anche poco dignitosa, secondo il mio avviso.